Abbiamo appena concluso il nostro festival che si chiama Son di Béret, che è una manifestazione che il nostro collettivo Inaudible, formato da improvvisatori, performer, artisti qui a Bruxelles. All'interno di questo festival abbiamo cercato di portare avanti un approccio tutto sommato diverso da quello che usualmente accade quando ci sono festival di musica improvvisata. Quindi quest'anno il tema era l'artivismo, cioè un certo approccio che possa mettere insieme da una parte un discorso artistico, culturale e dall'altra un discorso di attivismo, di attenzione a determinati temi sociali, economici, i temi di tutti i giorni che ci riguardano e quindi cercare un po' anche di creare un ponte fra questi due elementi. Esigenze precise per cui questa discussione è stata lanciata. Innanzitutto, e questo credo sia un po' comune a tutti gli improvvisatori del mondo, il fatto di voler uscire un po' da quello che in francese si chiama il pubblico confidentiel, dunque di pochi, un pubblico che è sempre lo stesso, fatto sempre dalle stesse persone, incontriamo più o meno da anni sempre le stesse facce, e avevamo una gran voglia di aprirci un po' e anche di confrontarci con altri tipi di persone e anche di vedere qualche giovane abbracciare questo tipo di musica che noi amiamo tanto. Or, que fait l'art? C'est qu'il fabrique un monde fait par les mains des humains pour les humains. Et c'est en ça qu'il est tellement, qu'il nous touche si profondément. Et l'art n'est pas un amusement, c'est une fonction primordiale. C'est autant un besoin que de manger des protéines, des glucides et tout ce qu'il faut pour la vie humaine. Nous avons aussi besoin de fabriquer une hypothèse sensible du temps et de l'espace. Et c'est ce que font les artistes. Et c'est une fonction vitale. Vitale. Yeah.
soprattutto poi diciamo c'è stata anche una certa attenzione per il discorso dell'elettronica e cercare anche di introdurre un nuovo modo un po' di vedere l'elettronica come elemento interessante e interessato all'interno dell'improvvisazione. Caractéristique fondamentale de cette musique. C'est une musique qui refuse la division du travail entre exécution et conception. On ne peut pas dire que c'est comme ça que ça se passe dans notre monde. C'est une musique qui est non hiérarchique. On ne peut pas dire que ça soit comme ça dans notre monde. C'est une musique qui est ouverte, c'est-à-dire qui est ouverte au changement. C'est une musique qui ne possède pas la vérité. Toutes ces caractéristiques me paraissent totalement opposées à celles du monde dominant dans lequel nous vivons. Et c'est pourquoi les gens ne sont pas en état de l'entendre. Ce n'est pas qu'ils ne l'aiment pas, c'est qu'ils sont conformés pour ne pas pouvoir entendre ce genre de choses. Ça s'appelle la servitude volontaire.